Berlusconi ha detto che i suoi figli si sentono come gli ebrei perseguitati dai nazisti. Ha offeso la storia di questo continente nel dire questa frase, ha offeso la storia di 6 milioni di ebrei gasati e poi bruciati nei forni crematori dei campi hitleriani. Ha offeso, secondo me, anche la vita di chi come noi, che siamo figli della Shoah, cioè figli di chi è sopravvissuto a quell'epoca, e di moltissimi altri antifascisti, antinazisti in tutta Europa e tutto il mondo. Lavorano perché la storia non venga dimenticata e anche non venga riscritta. Io penso che, come dire, sia andato questa volta, come tante altre, ma questa volta ancora di più, oltre i limiti consentiti e tollerabili. In una situazione normale, di fronte a una sciocchezza del genere, i primi a prendere distanza sono i compagni di partito del leader che dice una cosa del genere, tanto più in una situazione in cui in quel partito ormai ce ne sono due di partiti. Mi chiedo anch'io se effettivamente sia tollerabile anche per le tante persone più rispettose di Berlusconi della storia che ci sono nel PDL. Invece Letta e il PD cosa diranno? Ma quello che abbiamo detto, che è una cretinata, che è una vergogna e che si deve scusare. Però l'ennesimo imbarazzo, no? Che crea questa alleanza anomala. Io sto a quanto ha detto il Presidente del Consiglio in occasione della discussione sulla crisi che poi non c'è stata. Da quel giorno c'è una maggioranza numerica e una maggioranza politica. Nella maggioranza politica Berlusconi per noi non c'è più, quindi non è considerato più da noi un alleato. Io non ho mai nascosto che stare alleati con Berlusconi e col suo partito sia imbarazzante, perché dovrei nasconderlo? È tutta la vita che lavoro perché in Italia si affermi un governo di centro-sinistra, quindi alternativo al centro-destra che ha come leader storico di questi ultimi 20 anni Berlusconi. È ovvio che questo governo è imbarazzante, non vedo come potrebbe essere differentemente. Noi abbiamo fatto superare, abbiamo superato, io personalmente ho superato l'imbarazzo con il senso di necessità che ha questo paese di essere governato. Si sa meglio l'Arcore comunque che in quel periodo lì, no? Si sa meglio l'Arcore rispetto non solo a quello, rispetto anche a tante altre condizioni appunto italiane normali, di vita normale, senza andare a toccare la morte o la malattia, per cui ha sbagliato completamente paragone. Voleva rendere l'idea, poteva renderla in mille altri modi senza scomodare una tragedia di queste dimensioni. È un po' imbarazzante come affermazione. Per lui. Berlusconi ha paragonato la situazione dei suoi figli a quella della Shoah. Buon lavoro, grazie. È un'affermazione vergognosa. Buon lavoro, grazie. Non se la sente commentare? Buon lavoro, grazie. Il leader, ciao, arrivederci. Il leader del suo partito che paragona la situazione dei suoi figli. Buon lavoro, grazie. Si legga la mia... Marina Berlusconi come Anna Frank. Lei continui pure a provocare e tanto non le rispondo. Io le chiedo un commento. Sto dicendo buon lavoro, grazie. Anche a lei. Buon lavoro.